Un arretramento di 10 metri di Città della Scienza per la realizzazione di una terrazza che affaccerà sulla spiaggia da realizzare con il ripascimento del tratto di costa antistante. Questo l'accordo di massima tra il Comune di Napoli e la Fondazione IDIS Città della Scienza, che gestirà il polo di ricerca e la divulgazione scientifica. A distanza di 6 mesi dall'incendio che distrusse Città della Scienza, dopo la firma dell'accordo quadro tra Fondazione IDIS, enti locali e governo, l'iter per la ricostruzione prevede il bando di gara per la progettazione entro la fine di settembre, il bando per la realizzazione delle opere edili entro febbraio 2014 e il bando per contenuti tecnico-scientifici entro luglio 2014. Per la ricostruzione, ha spiegato il presidente della Fondazione IDIS Città della Scienza, Vittorio Silvestrini, servono dai 26 ai 30 milioni. Impegno questo del ministro Triglia per 15 milioni di risorse europee, ma si sta lavorando anche perché si arrivi a 20. Per Silvestrini bisogna fare lo stesso miracolo fatto in fase di costruzione, ma ci saranno anche delle garanzie da parte delle banche, a cominciare dalla Banca Europea degli Investimenti, la BEI, che ha promesso di finanziare almeno fino a 10 milioni con un tasso molto basso, che sarà spalmato in 20 anni. Ai nostri microfoni il presidente della Fondazione IDIS Città della Scienza, Vittorio Silvestrini, ha spiegato quali saranno i termini di queste collaborazioni e cosa succederà nei prossimi mesi. Il processo di ricostruzione è appena iniziato nella sua fase di definizione, di quantificazione, di individuazione, di architettura anche burocratica amministrativa, perché è un progetto difficile ricostruire Città della Scienza. Questo processo di allestimento, di progettazione è andato avanti fin dai primi giorni dopo l'incendio e sta portando in questo momento i frutti concreti. Entro il mese di settembre, speriamo al più verso il 15 di ottobre, verrà firmato questo accordo di programma quadro che definisce gli impegni di tutti i soggetti partecipanti alla ricostruzione, che vuol dire 4 ministeri, vuol dire la regione, vuol dire il comune.